Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Martirano, in provincia di Catanzaro. Qui oggi, sicuramente anche domani, se non vado errato, si svolgerà la festa appunto di Sant'Antonio. Ok, vedi, i santi sono tanti. Di Padova. Sant'Antonio di Padova, benissimo, noi abbiamo fatto prima le riprese della chiesa per farvi un po' capire com'è, diciamo, la location qui a Martirano. Alla mia destra abbiamo Gianfranco Scaramuzzino, che è presidente della Proloco di Martirano, e poi altri due amici che però si presenteranno da soli e vi racconteranno un po'. Io adesso prima parlo con Gianfranco, col presidente, perché ovviamente iniziamo col presidente, e chiedo al presidente, questa manifestazione, cioè, che voi fate, questa festa, la fate tutti gli anni, e soprattutto vengono persone dai paesi limitrofi, quest'anno avete deciso di invitare dei cantanti, cosa fate? Allora, noi come associazione Proloco è il primo anno che la organizziamo in collaborazione dell'oratorio Giovanni Paolo II e l'associazione Rivivere. Per il semplice fatto che pensiamo che lavorare insieme in sinergia con le associazioni sia positivo per la comunità, sia positivo per la cittadina e sia anche bello conoscere esperienze diverse associativamente parlando dalla nostra. E il quarto anno, diciamo, è una festa importante perché lancia la stagione estiva delle feste, quindi il paese la sente, la avverte tantissimo. E in ogni caso, l'abbiamo dovuta posticipare quest'anno di una settimana, perché Per la settimana ragioni scorsa, per climatiche. ragioni climatiche, anche se oggi il tempo non è che dice qualcosa di bello. Però niente, una bellissima festa, veramente molto molto Sentita. sentita, e chi l'organizza la vive tantissimo, perché bisogna lavorare tanto. È una festa che per noi è importante, perché è la festa forse più sentita qua dei cittadini di Martirano. Dura 3 giorni, è iniziata ieri sera, c'è stato un piccolo spettacolo dei ragazzi dell'oratorio e dei giochi di animazione per i bambini. Stasera ci sarà un gruppo, Irene Terranova e gli Amnesis, una cantante che sta collaborando anche a livello nazionale con diverse testate giornalistiche, televisive e via di seguito. E domani sera ci sarà un gruppo di musica etnica in notte battente. Quindi ogni sera è animata alla grande, lo stand è operativo 24 ore su 24, tranne dalle 3 di notte alle 6 del mattino. C'è una fiera di commercianti che espongono la loro merce per tutti da oggi fino a domani sera. È una bella esperienza, una bella festa. Diciamo, ci impegna tantissimo e noi siamo contenti di poter essere qui, organizzarla e rendere in un certo qual modo un servizio alla comunità. Benissimo, adesso sentivo parlare dell'oratorio, quindi l'oratorio partecipa quest'anno alle attività della Proloco, in questo caso proprio alla festa. Mi racconti un'attività dell'oratorio che ti è piaciuta tanto? Parlava di un ballo, parlava di danze, cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto i giochi popolari, come ha detto il presidente del Pololocco, e confermo anche lui. Noi abbiamo fatto, come dire, ci siamo riuniti, Sì, avete fatto una riunione. no, abbiamo messo insieme, Ah, ok. nel senso di vivere Martirano Sì. e con il Pololocco di Martirano. Quindi avete. E noi di solito facciamo i giochi, sì, e facciamo i giochi popolari, facciamo in piazza e facciamo i giochi popolari con i bambini, sia con i grandi. E si divertono tutti. Benissimo. Sì, con tutti. Adesso diciamo un'altra persona c'è accanto a noi, Rivivere Martirano, No, Giuseppe. sono ben Giuseppe. contento di aver collaborato con l'oratorio e con la Proloco, è un'esperienza bellissima. Spero che si chiuda altrettanto stupendamente, insomma. Noi abbiamo fatto questa associazione 2 anni fa, quindi è giovanissima, e abbiamo sempre cercato di collaborare con tutti, diciamo, e ancora di più per i bambini. Noi abbiamo fatto feste l'anno scorso, e ci stanno a cuore i bambini, insomma, anche perché io sono padre di 2 gemelle di 11 anni, e anche perché nel nostro piccolo paese i bambini, se non hanno Punto un di riferimento. punto di riferimento, via, Chissà quale sarebbe. ecco, sono succube di sto telefonino, di sto tablet, e quindi dopo l'orario scolastico noi abbiamo sempre pensato di fare qualcosina. Niente, questa è una.
è una bella festa, io da piccolino è una festa sentita tantissimo, si faceva 12 e 13 all'epoca, 50 anni fa, 40 anni fa, c'erano pure gli animali, era una festa particolarissima, poi è stata ridotta, adesso la facciamo domenica dopo il 12, quest'anno c'è stata la sfaccettatura, però ripeto, è una bellissima festa, Martina non la sente perché è una delle principali, tranne il 15 agosto l'Assunta, che si fa in un altro rione. Questa è una festa che si fa qui in Verdesca, che è un rione di Martirano, dove i verdescari, diciamo noi, sentono moltissimo. Ripeto, 50 anni fa c'era moltissima gente, eravamo 1800 persone, adesso siamo 900, e basta, quindi va da sé che... Però noi facciamo di tutto, facendo questa festa, facendo lo stand, collaborando, di unire, di... per la comunità, via. Giuseppe, a questo punto io concluderei con Gianfranco, che è il presidente della Proloco, per mandare un invito a chi non soltanto è di Martirano, perché è giusto animare Martirano, ma anche a chi è da fuori e vuole decidere di passare una serata diversa e animare questo bellissimo borgo che è Martirano. Allora, siete tutti invitati, noi vi aspettiamo qui a Martirano per sentirvi a casa, ecco. Noi con lo stand ci mettiamo a vostra completa disposizione e cercando di passare insieme a voi una bellissima serata, quindi vi aspettiamo stasera alle 21 qui a Martirano per il concerto di Irene Terranova e gli Amnesis. Ciao, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Martirano.